Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video. Oggi parleremo di intelligenza artificiale, della famosa ChatGPT e di una valida alternativa a questo ormai famosissimo servizio di chatbot. È l'argomento del momento e infatti chi segue il mondo della tecnologia ne avrà sicuramente sentito parlare. ChatGPT dell'azienda californiana OpenAI. Si tratta di un servizio online che, a partire da un testo immesso, come in una chat, riesce a creare risultati spesso strabilianti. Possiamo parlargli come faremmo ad una persona reale, chiedere consigli su argomenti anche complessi, realizzare programmi informatici, articoli di blog, svolgere temi di scuola, compiti di matematica e tanto altro in pochi secondi. Il tutto in un linguaggio naturale, del tutto simile a quello che userebbe un essere umano. È disponibile anche in lingua italiana. La tecnologia utilizzata si basa sul deep learning, che è la branca più avanzata della cosiddetta intelligenza artificiale. In parole molto semplici, vengono utilizzati degli algoritmi che imitano il funzionamento dei neuroni del cervello umano. Si espongono questi neuroni artificiali a grandi quantità di dati e grazie all'addestramento e a calcoli statistici, questi algoritmi vengono addestrati a svolgere autonomamente, più o meno bene, una certa varietà di compiti. Per stessa missione dei suoi creatori, una tale tecnologia potrebbe ben presto diventare pericolosa per gli esseri umani. E per scongiurare tale pericolo, OpenAI, come molte altre società, hanno deciso di renderla disponibile per tutti. Ma sono in molti a nutrire seri dubbi su tale approccio. Infatti già a questo livello molte categorie professionali umane sono a rischio di estinzione. Ma restiamo nel campo tecnico. La cosa che non mi è piaciuta di ChatGPT è la richiesta di numerose informazioni personali, tra cui il telefonino. Ed è per questo che ho voluto cercare delle alternative. Ho scoperto così che esistono altri servizi simili di chatbot e in particolare il più interessante, quello che mi ha colpito maggiormente per la precisione, è stato WriteSonic, un servizio dove non è necessaria né la carta di credito né il numero di cellulare, ma con una potenza pari se non superiore a quella di ChatGPT. Andiamo quindi a scoprirlo. Il sito ufficiale è WriteSonic.com. Vi lascerò come sempre tutti i link in descrizione. Già dalla home page vediamo come sia possibile creare tantissimi tipi di contenuti, post per i blog, testi e mail professionali, post per Instagram, per LinkedIn e tanto altro. Ma oggi proveremo la ChatSonic, il servizio alternativo a ChatGPT. Ecco, con il piano gratuito WriteSonic ci mette a disposizione 4 qualità di risultati con un determinato numero di parole massime al mese. Ovviamente più sale la qualità, più diminuiranno le parole mensili. Se queste non ci bastano, dovremo fare un upgrade e anche questo prevede un servizio a pagamento più professionale che ci consente di aumentare le parole al mese. Ma torniamo alla nostra Sonic Chat. Eccola qui, si presenta molto simile a ChatGPT e qui possiamo scrivergli come scriveremmo con una persona. Ecco che si presenta. Sono ChatSonic, un assistente di scrittura creativo AI in grado di rispondere a qualsiasi domanda e scrivere contenuti di eccezionale qualità. Che si tratti di un post sul blog, di una poesia, di un saggio, di un'email o di qualsiasi altra cosa. Fornisco contenuti precisi e estremamente dettagliati, circa 100 parole, completamente originali e privi di plagio. Vediamo, consigliami un metodo per fare soldi
online. Se vuoi fare soldi online ci sono diverse opzioni che puoi prendere in considerazione. Ad esempio potresti avviare un business online come un negozio di e-commerce, un blog aziendale o un servizio di consulenza. Insomma, le risposte sono molto molto complesse e quasi indistinguibili da come ci risponderebbe un consulente in carne e ossa. Adesso facciamo una domanda più particolare. Scrivimi un programma Python su come calcolare i giorni di vita partendo da una data di nascita. Come vedete ci scrive il codice e ce lo commenta anche. Eccolo qua, il nostro programma pronto per essere utilizzato. Spiegami cos'è la meccanica quantistica. La meccanica quantistica è una teoria fisica che si occupa di descrivere i comportamenti a livello molecolare e subatomico di particelle come elettroni e fotoni. Un'ultima cosa da segnalare è che è possibile in ChatSonic modificare la personalità del chatbot. Come vedete in questo elenco a discesa è possibile selezionare questi tipi di personalità. Ad esempio potremmo scegliere questa travel guide, possiamo scegliere per esempio, possiamo chiedergli qual è il posto più bello del mondo. Ecco, viste le potenzialità di questa nuova tecnologia, mi vengono in mente anche i limiti e i rischi concreti nel breve periodo. Con il diffondersi di articoli e libri scritti con l'aiuto di questi bot, si rischia l'appiattimento culturale dei lettori. Questi sistemi, infatti, riconoscono temi scottanti e parole da censurare. Finisce così per non rispondere a domande anche sensate e non maligne. Ma non solo, se già è difficile distinguere la veridicità delle fonti quando facciamo una comune ricerca su internet, che succede se la fonte diventa una sola? E quando chiederemo la ricetta per gli spaghetti alla carbonara, la chat ci darà una sola risposta, una sola opzione, una sola verità. Si rischia così un sistema di censura globale, venendo a mancare l'opinione personale e l'esperienza di vita che sono fattori esclusivi dell'essere umano. E siamo arrivati così anche alla fine di questo video, spero vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate anche voi nei commenti, grazie per la visione e ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti! Ora che ci penso, ho sempre avuto un dubbio, ma se le navi spaziali viaggiano alla velocità della luce, poi, mi fa, funzionano?